L'ascesa inarrestabile di un principe che vuol far sapere al suo re che lui stesso è un re. La fondazione di un principato potente e moderno e la sua disfatta nel giro di due generazioni. La latinizzazione del culto e dei costumi di un'area di cultura e di lingua greca attraverso un crogiolo di idee visive, di ardite rappresentazioni pittoriche, di una pacifica rigenerazione. La sintesi di tutto questo è un luogo mirabolante, di eccezionale bellezza. Sono le volte e le pareti di un tempio che diventano il disegno di un'ambizione politica dal respiro europeo, capace di gettare un ponte con l'Oriente. La Basilica di Santa Caterina di Alessandria, a Galatina. Galatina è un piccolo centro nel cuore del Salento, a metà strada tra Otranto e Gallipoli. È una città antichissima che per secoli ha fatto da spartiacque tra territori di cultura italica, latina e terre di cultura greca e bizantina. È una comunità che ancora negli anni del dopoguerra celebrava antichi riti pagani come il tarantismo. Luigi Caiuli, un pittore locale, ha cercato di fissare nelle sue tele questa particolare pratica di emancipazione femminile. Una città che, sapientemente ancora oggi, non rinuncia a stare al tempo della sua storia millenaria, affidandosi a un orologio meccanico di epoca sabauda, regolato ogni giorno da mani esperte. Città di molte belle chiese barocche, Galatina ha però il suo centro nella sua basilica gotica, edificata, come ricorda un epigrafe, nel 1391. Per il prestigioso regno di Napoli, che comprende anche l'attuale Salento, è un'epoca convulsa, segnata da guerre decennali. Il regno infatti è conteso tra due rami degli Angiò, quello francese e quello durazzesco. È questo il tempo della vita del fondatore della basilica, Raimondo Orsini del Balzo, noto anche come Raimondello. Costui è un rappresentante abbastanza paradigmatico della aristocrazia dell'epoca e al contempo è un personaggio nuovo, cioè il simbolo delle possibilità che gli intrecci dinastici e le guerre potevano dare, diciamo, alla aristocrazia guerriera. Raimondello è figlio di un gran signore, Nicola Orsini, duca di Nola, ma sa che non erediterà né i titoli né le terre, perché è il figlio cadetto e l'eredità spetta al primogenito. Raimondello potrebbe contare sull'antichissimo feudo di Soleto, che comprende anche Galatina, fatto gli avere da un suo avo, un nobile del Balzo, che con questo lascito vuole perpetuare il suo nome e unirlo a quello degli Orsini. Ma suo padre non intende concederglielo. Così, come accade a molti suoi pari, a Raimondo non resta che dedicarsi al mestiere delle armi, in cerca di avventura e di un ruolo nel mondo. E così nel 1377, questo è uno dei pochi dati certi che abbiamo sulla sua vita, lui si imbarca a Napoli con una compagnia francese, o meglio occitana, per raggiungere milizie dell'ordine teutonico che combatteva nel Baltico e combattere la crociata contro i lituani. I lituani avevano formato un regno all'epoca complementare, alternativo rispetto a quello polacco, erano pagani, quindi diciamo era in atto una vera e propria crociata sin dalla fine più o meno del XIII secolo. Nel Baltico e presso l'ordine teutonico lui fa le sue vere esperienze di guerra, che sono esperienze formative e sono esperienze notevoli, tant'è che acquisisce il cingolo cavalleresco sul campo di battaglia. Quindi diciamo ha un'esperienza sia violenta di guerra sia cavalleresca e
riceve una cosa anche più preziosa, diciamo, del cingolo e degli speroni di cavaliere, ovvero la confratria e quindi l'associazione come confratello all'ordine teutonico. Se questa è la sola crociata di Raimondello di cui abbiamo documentazione certa, il racconto più affascinante ce lo consegna la tradizione. Si racconta infatti che Raimondello abbia raggiunto anche la Terra Santa e abbia fatto visita alla chiesa di Santa Caterina sul Monte Sinai, che custodiva, allora come oggi, il corpo della martire. Dopo 3 giorni e 3 notti di preghiera davanti ai sacri resti, Raimondello avrebbe staccato con un morso le ossa di un dito della santa e l'avrebbe riportato con sé nel viaggio di ritorno, trasformandolo, come è ancora ai giorni nostri, nella reliquia più importante della sua basilica. Il culto delle reliquie nasce e si sviluppa a partire dal IV secolo, appena la Chiesa esce dal tempo delle persecuzioni. C'era presso i cristiani la convinzione che in questi ossa, di solito si trattava piuttosto di ossa o di frammenti di ossa, cosa rimaneva della virtù, della forza interiore che li aveva animati quando erano stati martirizzati e che avevano retto, erano rimasti fedeli alla loro fede fino all'ultimo momento. Le reliquie sono un tesoro, ma il tesoro deve essere custodito e la prima cosa da fare è di collocarle bene in un'opera d'arte che sia all'altezza del suo potere, della sua grandezza. Si ponevano le reliquie nei reliquiari, custodi che erano fatti appositamente per conservarle. Conservarle e farle vedere, perché il reliquiario aveva una doppia funzione: custodire, ti ha detto, ma anche manifestare, mostrare al fedele che veniva a pregare, a inginocchiarsi davanti alla reliquia, fargli vedere il pezzo di reliquia che c'era dentro. Nel 1385 Raimondello prende in sposa Maria d'Enghien Brienne, una gentildonna di origine francese che gli porta in dote la ricca contea di Lecce. Con il matrimonio la signoria di Raimondello si estende su gran parte del Salento, da Brindisi a Molfetta, da Martina Franca ad Altamura, da Barletta a Gallipoli. Non esistono ritratti che raffigurino con certezza Maria d'Enghien. Possiamo tentare di riconoscerla negli affreschi della Basilica, trasfigurata nella virtù della pazienza, o immaginarla nelle vesti della stessa Santa Caterina. Il matrimonio con Maria d'Enghien è una tappa non risolutiva, ma fondamentale nella costruzione, diciamo, di questo personaggio che è un cadetto senza terre e che si costruisce un'autorità militare con la forza. Sposare Maria significa mettere un piede, non due, nella feudalità regnicola. Solo uno, perché in realtà Maria col matrimonio resta titolare della contea di Lecce, che poi passerà naturalmente ai figli, ma lui si configura come semplice dominus, cioè come conte consorte. In questa qualità di principe che crea la sua corte, Raimondello decide di erigere a Galatina, proprio al centro di quella contea che gli era stata usurpata dal padre, una nuova basilica e la affida a un convento francescano. Questa fabbrica sarà lo specchio del suo progetto politico, lo spazio sacro, potente, di un signore che si candida, in tutta la sua magnificenza, a gestire sia la cosa pubblica che quella religiosa.
Con i suoi volumi ampi e le sue tre navate, la basilica è un'immagine della grandezza dei suoi edificatori, quasi una sfida lanciata da Galatina alla capitale del regno, Napoli. Simboli religiosi si alternano senza soluzione di continuità con stemmi araldici. Al vertice della cuspide spicca la croce e ai suoi lati due pilastri della cristianità come San Paolo e San Francesco. L'architrave diventa occasione di omaggio a Gesù e agli apostoli, ma il rosone da cui la basilica prende la luce ostenta le insegne dei D'Angio Durazzo e degli Enghien Brien, mecenati della Chiesa. E un'iscrizione in greco su un portale minore, ormai illeggibile, indica che qui il culto greco è stato soppiantato con successo dalla vera fede cattolica dei committenti. In questo progetto ambizioso, cruciale è l'alleanza con il Papa Urbano VI. Urbano VI pungolò Raimondo affinché ponesse in quel centro pugliese ancora di culto greco un presidio per il culto latino, appunto, quindi per la Chiesa cattolica. La costruzione di questa chiesa di conseguenza si configura come un atto, tra l'altro, che mette in contatto la crescente potenza militare e feudale di Raimondo con l'istituzione ecclesiastica al suo più alto grado, cioè con il papato. È una convergenza di interessi diversi che cerca una sintesi e la troverà nell'edificazione della basilica. La Basilica di Santa Caterina di Galatina è quello che si dice un cantiere di amplissimo respiro, un cantiere che deve restituire una visione. È la visione probabilmente di due personaggi, Raimondello del Balzo Orsini, grandissimo feudatario e figura di spicco del regno all'epoca, e quella di padre Bartolomeo della Verna, titolare della vicaria di Bosnia, probabilmente la provincia francescana più problematica che la storia ricordi, almeno rispetto a quel periodo. In quella provincia, infatti, i francescani sono l'arma della Chiesa di Roma contro potenti correnti ereticali, ma possono contare su una concezione rinnovata della loro missione. E a partire di Francesco si pone l'accento sull'umanità di Cristo, senza negare ovviamente la divinità, ma di trovare un nuovo equilibrio tra divinità e umanità di Cristo. Alla fine del Medioevo, nei secoli in cui sorge questa chiesa, l'ordine francescano, il movimento francescano aveva conosciuto un rinnovamento di ritorno alla regola integrale, pura, e specialmente a una osservanza più rigida, più fedele, della povertà, non solo della povertà spirituale, ma della povertà materiale. Insediare il vicario dell'osservanza francescana di Bosnia a Galatina significa fare di Galatina il ponte ideale tra Occidente ed Oriente. È un grande messaggio simbolico che Raimondo del Balzo Orsini offre. Cioè, si può interpretare come un braccio steso, una mano stesa verso Oriente. Questo progetto ambizioso deve essere reso manifesto a tutta la comunità di popolo a cui Raimondello si propone come Dominus. Le pareti della basilica diventano così un gigantesco abbecedario figurato che ammaestra e racconta, illustra e ammonisce. Siamo in un momento in cui la parola scritta è ancora privilegio per pochi. Veicolare contenuti, fare comunicazione, significa inevitabilmente ricorrere alle immagini. Sulle pareti di una chiesa improvvisamente si materializzano forme che per questo comparto geografico erano del tutto nuove.
questo comparto geografico era ancora abituato a rapportarsi alla religione attraverso forme bizantine e orientaleggianti. È come se l'Occidente, con tutto il suo patrimonio formale, improvvisamente irrompesse nell'immaginario dei salentini. L'interesse di questo cantiere è anche costituito dal carattere sperimentale che esso riveste, che all'opera ci sono state maestranze capaci di importare forme nuove. Ad affrescare le pareti e le volte della basilica accorre una variegata compagine di artisti i cui nomi, con la sola eccezione di un aretino, sono ora dimenticati. Attraverso il loro stile, però, possiamo riconoscerne la provenienza, e cioè Padova e Venezia. È una compagine aperta alla sperimentazione, che sa cooptare gli artisti del posto, elaborando insieme a loro uno straordinario, inedito meticciato artistico. È innegabile che si respiri in una vastissima porzione degli affreschi un'atmosfera cortese che porta queste pitture a dialogare, almeno insomma in larga misura, con la cultura tardogotica che attraversa tutta la nazione. C'è motivo insomma di ritenere che questo linguaggio debba essere fondamentalmente ascritto a maestranze abituate a muoversi lungo il litorale adriatico, per sua natura particolarmente aperto alle influenze dell'entroterra, che insomma partendo dal bacino veneto, strada facendo, finiscono per farsi influenzare da correnti marchigiane, umbre e poi napoletane prima di approdare in Puglia. All'ombra di queste pareti, di questo cantiere, che fu soprattutto un'occasione di crescita e di scambio per tantissimi uomini, si formò evidentemente anche una scuola che poi diffuse queste forme in tantissimi altri contesti. Non è però Raimondello il promotore degli affreschi della Basilica, perché muore nel 1406, quando la contesa tra il suo principato e il re di Napoli, il durazzesco Ladislao, ha ormai assunto l'aspetto di una vera guerra. A succedere a Raimondello è sua moglie Maria d'Enghien-Briand, nobildonna di grande fierezza, non meno ambiziosa del marito. Maria tiene alti i vessilli del principato, confrontandosi militarmente con il regno. Poi però, assediata da forze superiori, decide per l'unica mossa che le resta, un compromesso, accettare la resa, al patto però di sposare il suo acerrimo nemico Ladislao. Una mossa accorta che trasforma la sconfitta nella sua ascesa al rango di regina di Napoli. È un atto di straordinaria spregiudicatezza, con il quale si evita un assedio lungo, una logorante guerra in territori infeudati ormai alla casa del Balzorsini, e che si tradurrà poi con il trasferimento per un lungo periodo di Maria d'Enghien a Napoli, quindi alla corte di Castelnuovo, dove lei, diciamo, condurrà una vita molto ritirata in qualche modo rispetto a quella che era la dialettica politica dell'epoca, soprattutto negli anni in cui poi a Ladislao succederà la sorella Giovanna II. Ogni suo atto da allora in poi è volto a preservare l'autorità e a custodire l'autorità del figlio primogenito Giovanni Antonio e la sua successione ai grandi feudi paterni. Nel 1415, con la morte di Ladislao, Maria d'Enghien-Briand ritrova la sua libertà e insieme al figlio Giovanni Antonio Orsini può riprendere immediatamente le fila del progetto di Raimondello, che non è mai stato abbandonato. Giovanni Antonio, così come la madre
Maria provvedono a far affrescare la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria Galatina. La decorazione interessa tutta la navata principale, volte, pareti, controfacciata, ed è costituita da 9 cicli unitari, ciascuno sotteso naturalmente da una coerenza interna. Dei 9 cicli, sicuramente il ciclo con i sacramenti può essere considerato forse il ciclo più denso, più significativo e più alto anche come spessore qualitativo. Si tratta di un ciclo che si dispiega sulle 4 vele della volta a crociera, combinando più scene su ciascuna delle vele e destinando la superficie della vela principale ad una solenne raffigurazione del trionfo della Chiesa. Se la Chiesa trionfa, altrettanto potente è la raffigurazione degli episodi principali della vita di Cristo. Ma anche qui, in una costellazione ossessiva di stemmi e simboli nobiliari, emerge con evidenza il peso dei committenti. Si tratta del ciclo nel quale l'omaggio a Giotto, al Giotto dell'Arena, della Cappella dell'Arena, della Cappella Scrovegni, risulta più scoperto. Scene, per esempio, come quella della risurrezione di Lazzaro, sono proprio, da un punto di vista strettamente compositivo, debitrici di quella impostazione. In generale, poi, questa è la porzione di figurazioni in cui è stato ravvisato l'impeto, come dire, drammatico fino al grottesco più spiccato, come se cioè all'interno di questa compagine e queste maestranze composite improvvisamente una figura istintivamente più portata per il caricaturale, per il grottesco, prendesse improvvisamente il sopravvento e improntarsi del suo personale stile, della sua personale interpretazione, queste pareti. Il presbiterio è il luogo di omaggio a Santa Caterina, a cui la basilica è dedicata. A partire dalla fine del 200 vediamo un po' dappertutto, e ovviamente anche in Italia, vediamo svilupparsi, apparire delle traduzioni in volgare di, delle vite, delle leggende di Santa Caterina, il che spiega che questo culto, che aveva delle radici orientali, dunque bizantine, forti nel Mezzogiorno, abbia conosciuto nel Salento uno sviluppo particolare. Secondo la tradizione, fissata da Jacopo da Varazze in una vita dei santi nota come Leggenda Aurea, Caterina è una giovane cristiana che rifiuta di onorare gli dei pagani. Siamo pochi anni prima dell'avvento di Costantino e dell'editto di Milano che concedeva ai cristiani il diritto di esercitare in pubblico la loro religione. Ci fu, la cosa accertata, una persecuzione in Egitto e dunque Caterina fu fermata. L'imperatore in persona ordina che Caterina sia confutata da un apposito concilio di 50 filosofi, che però vengono convertiti dal suo eloquio. Condannata a morte per mezzo della ruota, chi dovrebbe straziarle le carni? Caterina viene salvata da una schiera di angeli che schiantano la macchina mortifera. Viene quindi chiamato un boia che la decapita, ma l'esecuzione appare più come il compimento di un disegno divino con cui la giovane vergine assurge a baluardo della cristianità.
Il martirio di Caterina diventa negli affreschi di Galatina un modello per i frati francescani, la cui missione, in partibus infidelium, nelle terre degli infedeli, li espone agli stessi rischi. Siamo in un'epoca, fine Medioevo, in cui l'idea della donna comincia a cambiare lentamente, intendiamoci, ma non è più considerata la donna solo fatta per il lavoro della casa, occuparsi dei bambini, ma abbiamo delle donne che non solo prendono iniziative, ma che assumono dei ruoli che finora erano riservati agli uomini. Anche se la basilica è dedicata a una giovane sapiente come Caterina, nel ciclo della Genesi il serpente che tenta Eva e che ha a sua volta una testa femminile sembra però riecheggiare ancora l'idea che la femmina sia soltanto la proiezione del desiderio maschile. Eppure, a offrire a Dio Messorlo Frate Sole, che secondo il cantico di Francesco ne porta la significazione, compare una giovane donna bionda dalla lunga capigliatura sensuale. Certo, è evidente l'influenza dell'ispirazione francescana. Ad esempio, nell'immagine di Dio che, insufflando in Adamo la vita, si china lievemente verso la sua creatura, quasi a voler diminuire la distanza che li separa. Il creato, che prima della caduta è rappresentato dal rigoglioso giardino dell'Eden, suscita nell'umanità la lode e la gratitudine per il suo creatore. Il ciclo che però impegna la superficie più vasta all'interno della navata è sicuramente quello con l'Apocalisse. È sicuramente da sottolineare è la spaventosa aderenza al testo giovanneo, redatto da San Giovanni su questa mistica isola di Patmos e che rappresenta uno dei testi più visionari e quindi poetici della storia della Chiesa. Apparve ancora un altro segno nel cielo ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Il testo dell'Apocalisse alimenta molto la fantasia dei pittori. Numerosi sono i cicli che si incontrano in lungo e in largo nella penisola e che peraltro figurano anche in testi miniati. Esiste però un testo che possiamo considerare di verifica e di raffronto, costituito da una piccola opera di natura suntuaria che si conserva presso il Museo di Stoccarda, le famose tavolette dell'Apocalisse, in cui, proprio come a Galatina, il ciclo dell'Apocalisse, 44 scene sfolgoranti, si sviluppano su una superficie molto ridotta. L'Apocalisse di Galatina e le tavolette di Stoccarda hanno probabilmente la stessa altissima origine. Sono imitazioni di un ciclo analogo dipinto da Giotto nella chiesa di Santa Chiara di Napoli, ormai perduto, che Maria d'Enghien potrebbe aver ammirato durante la sua permanenza nella capitale del Regno. Ma la Basilica di Galatina ha comunque una sua unicità. Ed
la chiesa di Santa Caterina Galatina costituisce quasi lo scrigno unico di un progetto, di un sogno, che nel giro tutto sommato di pochi decenni, possiamo dire dal 1406, acquisizione del Principato di Taranto, fino al 1463, si esaurisce, in 50 anni circa, poco più di 50 anni si esaurisce. Eppure quel sogno simbolicamente viene congelato, compresso all'interno del ciclo pittorico soprattutto, oltre che simbolicamente della chiesa stessa, di Santa Caterina Galatina. Quelle tappe, infatti, che si sono viste essere fondamentali nella evoluzione e autolegittimazione di Raimondo del Balzo Orsini, si intrecciano simbolicamente nel ciclo pittorico. E infatti, diciamo, lo sforzo dinastico e feudale è rappresentato dalla proliferazione e moltiplicazione dei segni dinastici e degli stemmi che si trovano all'interno della Chiesa. Così come la legittimazione sacra è rappresentata naturalmente dalla enorme quantità non solo di santi, ma anche dalla scelta del tema principale del ciclo, che è quello dell'Apocalisse. Che evidentemente è interpretato dalla famiglia secondo quello che era il senso stesso teologico di quel testo, cioè una rigenerazione, e così come veniva del resto insegnato nelle chiese, una rigenerazione, una rinascita del territorio in quanto territorio ormai di culto latino e non più greco, della dinastia, della rinascita di una dinastia nella figura di Raimondo del Balzo Orsini. Anche se si dissolve nell'arco di una sola generazione, il sogno di Raimondello lascia segni che il tempo non ha intaccato. Sotto Maria d'Enghien e suo figlio Giovanni Antonio, che allarga la chiesa paterna per alloggiare il suo cenotafio, il Principato di Taranto conosce una fioritura delle arti, della cultura, del diritto e diventa il centro di una vita di corte sontuosa e raffinata. Ma il suo lascito più prezioso rimane il caleidoscopio di potenti immagini che ornano la Basilica di Galatina. Concepite da artisti pronti al confronto e al dialogo, rimangono ancora oggi un monito e un'indicazione. La civiltà non è una pervicace difesa dei propri valori, ma un ponte teso verso gli altri. A 900 chilometri di distanza, la storia di un'altra raffigurazione di Santa Caterina d'Alessandria risponde a una domanda insolita. Può la scienza agire su un'opera d'arte al pari di un'unità investigativa? Scopriamolo! A Pisa iniziamo un viaggio a metà tra arte e scienza, per scoprire come oggi sia possibile condurre indagini sulla bellezza del nostro patrimonio, esattamente come si fa sulla scena di un crimine. Analisi fisico-chimiche possono aiutare lo storico dell'arte a autenticare opere o riconoscere falsi. E non solo. La disciplina che si occupa di questo genere di operazioni investigative è la diagnostica. Ma cos'è esattamente e che potenzialità ha? Quali sono le tecniche e le tecnologie adottate? Noi cerchiamo di applicare delle tecniche chimico-fisiche
per ricavare delle informazioni che non sono immediatamente disponibili per il restauratore o per lo storico dell'arte. In qualche maniera possiamo immaginare di estendere la sensibilità e la capacità dell'occhio del restauratore a cose e situazioni che non sono visibili e che diventano visibili solo dopo l'applicazione di tecniche scientifiche. Una delle cose che la diagnostica può fare, in particolare questa macchinetta di 2 kg che noi ci possiamo portare appresso ovunque, è quella di andare a cercare e verificare la compatibilità di alcuni pigmenti con il periodo a cui viene attribuita l'opera. Se io ho un'opera che viene attribuita a un grande, ma anche un medio, del 1400, del 1500, ad esempio andrò a cercare, a guardare, a controllare che i bianchi siano fatti con dei pigmenti compatibili con l'epoca. C'è un pigmento che è figlio della rivoluzione industriale, che è il bianco di zinco, che in un'opera del 1400 non ci deve essere. Se io trovo in maniera estesa, ovviamente non come ritocco, come restauro possibile di tempi più recenti, se trovo questo pigmento posso dire, beh, insomma, l'attribuzione al grande maestro, ma anche medio, del 1400-1500 non è ragionevole. In ogni caso, per quanto riguarda le problematiche di autenticazione, la diagnostica non potrà mai dare una risposta assertiva. Dal punto di vista dell'autenticazione noi possiamo dare soltanto degli indizi e, nonostante quello che si dica normalmente, 3 indizi non fanno una prova, soprattutto nel campo della storia dell'arte. Questa caccia agli indizi che la scienza conduce sull'arte può avere risvolti affascinanti. Le indagini eseguite dal fisico Luciano Marras su un'opera del Caravaggio, il San Girolamo, hanno permesso di mettere in luce dettagli in grado di datare il dipinto e di riconoscerne con esattezza il periodo in cui l'autore l'ha realizzato. Ma come? Quali sono state le tecniche usate? Soprattutto le tecniche multispettrali hanno permesso di ritrovare al di sotto delle pellicole pittoriche di restauro e di rifacimento tutta una figurazione decisamente più articolata ed alcuni elementi anche decisivi per assegnare anche a un particolare momento storico della vita di Caravaggio quello dipinto. Qua si vede già anche abbastanza a occhio nudo, la candela ha una fiammella. In realtà nel dipinto che oggi si vede la candela è spenta. Poiché lui, Caravaggio, in quella fase della sua vita era a Malta e era un novizio dell'Ordine dei Cavalieri, ci spiegava lo storico dell'arte che questo iter di noviziato prevedeva simbolicamente la possibilità che la candela avesse una fiammella accesa. Alla fine di questo iter la fiamma spenta simboleggia invece che lui aveva finito questo noviziato. A questo punto viene da chiedersi quale sia il rapporto che si instaura nel corso di queste indagini tra lo storico dell'arte e l'uomo di scienza. Quali sono le risposte che questi ultimi possono offrire ai primi? Spesso un'analisi scientifica dà una risposta che può essere interpretata in maniera diversa, dà una risposta che può essere ambigua, dà una risposta a una domanda diversa. Ad esempio sul polittico di Santa Caterina al Museo di San Matteo la diagnostica è stata richiesta come propedeutica al restauro. Dopodiché, in maniera inaspettata, ha dato anche la risposta a una domanda diversa. La risposta che la scienza ha fornito sul polittico di Santa Caterina d'Alessandria è legata alla giusta disposizione dei pannelli. L'opera è composta da 7 elementi e la loro corretta disposizione era rimasto un enigma insoluto. Non vi erano prove né testimonianze in merito. Quell'informazione era andata persa nel corso dei secoli. Questo perché quel meraviglioso polittico ha vissuto un affascinante avvicendarsi di controversie storiche. Pallischi ci invita a seguirlo al Museo di San Matteo, luogo in cui l'opera oggi è custodita. Lì potremo avere un racconto dettagliato di quelle vicende, il primo passo per poter ricostruire quella verità storica e affrontare una meticolosa indagine. Siamo davanti al polittico di Santa Caterina di Simone Martini, che fu commissionato nel 1319 dai frati domenicani della chiesa di Santa Caterina a Simone Martini.
Un altro documento attesta che nel 1320 questo grande politico è già presente sull'altare maggiore della chiesa di Santa Caterina. Ma sicuramente prima del 1680 il politico viene smontato e ricoverato in ambienti attigui alla chiesa, nel seminario, in un deposito, dove è stato per lungo tempo in pezzi, finché nel 1700 un erudito pisano, lo Zucchetti, lo trova e decide di prenderne alcune parti. Queste parti del Polittico verranno lasciate in eredità all'Accademia del Disegno Pisano. Le altre parti del Polittico rimangono negli ambienti attigui alla Chiesa di Santa Caterina, finché con la guerra mondiale le opere vengono prelevate dalla Chiesa per proteggerle dai bombardamenti aerei e portate in depositi fuori dalla città. Immediatamente dopo la guerra si decide di fare una grande mostra dedicata alla scultura pisana del 300. È questa l'occasione che vede la volontà di riunire per la prima volta insieme, dopo tanti secoli, tutti quanti gli scomparti che formano il Polittico di Santa Caterina, e nel 1946 il Polittico viene finalmente rimontato nella sua interezza. Come in un romanzo d'appendice dell'Ottocento, in cui i protagonisti vengono separati da un innumerevole susseguirsi di eventi per poi ritrovarsi, finalmente tutti gli elementi di quel magnifico Polittico si erano ricongiunti. Ma nel corso dei secoli si era persa la memoria della loro esatta sequenza. Come rimontare l'opera per allocarla e mostrarla ai visitatori? Evidentemente l'operazione viene compiuta con un po' di fretta e quindi la ricomposizione che viene fatta non è quella corretta. Si dà la priorità ad aspetti emotivi o di percezione prospettica e quindi si pongono le figure delle sante femminili accanto alla figura della Vergine col bambino e le due figure dei santi domenicani, che sono proporzionalmente un pochino più piccole rispetto alle altre, vengono collocate alle estremità esterne del Polittico. Questa collocazione però non convince tutta la critica. Alla fine degli anni 70, l'allora direttore del Museo di San Matteo, il professor Caleca, propone la disposizione dei santi che vediamo oggi, con le sante femminili all'estremità del Polittico, mentre immediatamente accanto alla Madonna sono i due San Giovanni e tra i San Giovanni e le sante i due santi domenicani. Quale era la disposizione giusta degli scomparti? Quella proposta nell'immediato dopoguerra o quella della fine degli anni 70? La risposta a questo piccolo mistero si ottiene grazie ad analisi scientifiche e all'intervento di sofisticate tecniche. Quali esattamente? Qual è la logica che ha permesso di svelare l'arcano? Tale tecnica d'immagine, servite sul Polittico in particolar modo per risolvere una serie di criticità a livello interpretativo, c'è stata la radiografia. Cosa mostra? Oltre naturalmente ai chiodi che fissano le cornici lignee, mostrano per esempio questi che sono i fori dei perni che tenevano in connessione diversi pannelli. Quindi dove i perni esistono su entrambi i lati, evidentemente esisteva un pannello sia dalla sinistra sia dalla destra. Dove non esiste il perno da uno dei lati, non possiamo che concludere che quello era un pannello di quegli estremi. Questi alloggiamenti non erano più visibili ad occhio nudo perché nel corso dei secoli erano stati occlusi, ma dal momento che la radiografia ne aveva rivelato l'esistenza e le posizioni, si è proceduto come si sarebbe fatto con un puzzle. Il pannello raffigurante Santa Caterina aveva alloggiamenti solo sul fianco destro, mentre l'elemento ligneo sul quale era ritratta la Maddalena ne riportava solo sul fianco sinistro.
se ne deduceva che le sante andavano necessariamente disposte ai due estremi. Per la posizione dei due San Giovanni, il Battista e l'Evangelista, anche in questo caso abbiamo trovato una riprova del fatto che dovessero stare immediatamente accanto alla Madonna, perché la tavola della Madonna centrale è più grande delle altre e questi fori di alloggiamento sono praticati in una posizione più alta rispetto alle altre. In corrispondenza si trovano i fori di alloggiamento delle tavole dei San Giovanni. Di conseguenza, i due santi domenicani non potevano trovare altra collocazione che non in una posizione intermedia tra i San Giovanni e le sante femminili. Dal punto di vista di uno storico dell'arte, qual è il senso di una simile analisi, di una raccolta di indizi che ha per oggetto un pezzo del nostro patrimonio e della storia di questo paese? Ogni opera ha molte storie, racconta molte storie, si può interrogare in molte maniere e la capacità dello storico è proprio quella di poterla interrogare nelle tante maniere possibili e tirar fuori da un'opera d'arte le tante storie che può davvero raccontare al pubblico. Oggi noi abbiamo quindi una strumentazione che probabilmente più di prima ci consente proprio di creare questa costellazione di temi e di poterli mettere insieme, di poterli mettere a disposizione di chi visita i nostri musei. Nell'ambito della valutazione dei beni culturali ci sono varie competenze, varie professionalità, ognuna delle quali può contribuire alla ricerca della verità. Le difficoltà che si possono incontrare stanno nella capacità di dialogo tra le varie professionalità che entrano in campo, perché uno scienziato ha un vocabolario che è diverso da quello dello storico, da quello del conservatore. Quindi quello che veramente necessita mettere a punto è un lessico comune che consenta un dialogo produttivo e costruttivo. Sono parole che sottolineano un equilibrio complesso ma determinante. Spostando la prospettiva dall'umanista allo scienziato, quale appare il senso di questa innovativa collaborazione? Conoscere un'opera, andare a vedere quello che c'è sotto, cercare di capire anche le tecniche, i metodi che poi hanno portato al risultato che normalmente si vede e che è l'unico che è visibile. Ecco, io penso che questa conoscenza contribuisca a rendere ancora più bella la bellezza. C'è gente che guarda la luna e pensa che sapere che è fatta di polvere e sassi la renda meno bella. Per me la luna è bellissima perché è fatta di polvere e sassi. In fin dei conti la conoscenza è bellezza.